Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione di ordine del giorno in materia di svolgimento gara di evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico. Diciamo che è un punto all'ordine del giorno votato anche dall'Assemblea della Comunità Montana, in cui c'è una sensibilità, si sottolinea la sensibilità per lo svolgimento gara di evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico. Ve lo leggo brevemente. Di sollecitare le autorità competenti all'emanazione del provvedimento ministeriale, chiedendo loro che la disciplina delle gare di evidenza pubblica assicuri una significativa importanza nella selezione dei nuovi concessionari ai benefici proposti a favore dei territori in cui sono localizzati gli impianti idroelettrici. Di chiedere alla Regione Lombardia di intraprendere tutte le possibili iniziative istituzionali per realizzare quanto indicato al punto precedente, di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli enti, i parlamentari, i consigli regionali, perché nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni si attinga per perseguire l'obiettivo di cui il presente deliberato, e di trasmettere a tutti i sindaci dei comuni di Valle Camonica l'invito a sottoporre l'esame e l'approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali. È una sensibilizzazione per dare maggiore evidenza allo svolgimento delle gare. Stanno partito leggendo perché anche c'è una situazione di stato che non è fatto altro. Certo, che succede tecnicamente che le gare non si fanno. I concessionari che hanno la concessione di scadenza continuano il regime di proroga e a quanto pare non si sono due cose. Sì, ma ne hanno parlato di loro. Sì. Perché pagano meno i danni. Praticamente non c'è mai una rivalutazione o un nuovo canone applicato perché non ci sono queste gare. Dunque la sollecitazione che dovrebbe venire da tutti gli enti, da tutte le amministrazioni è quella di rifacciamo queste gare, diamo evidenza pubblica, ma mettiamole in gara, visto che comunque ci sono queste concessioni, devono fruttare per il territorio, mettiamole in gara. Ma c'è un periodo di stato che deriva di sollecitare le autorità competenti dell'emanazione del provvedimento ministeriale con l'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 79-99, chiedendo loro la disciplina delle gare di evidenza pubblica sia una significativa importanza nella selezione dei nuovi concessionari, ai benefici proposti a favore dei territori in cui sono localizzati impianti idroelettrici. Cioè, il Ministero fa questo decreto dove si stabilisce come fare le gare. Come fare gare, no? Non hanno nemmeno stabilito come fare le gare. Va bene, è un lo faranno tutti i sindaci e tutti i consigli comunali della favorevoli? Bene, vi ringrazio, chiedo ai consiglieri comunque di fermarsi ancora un momento, grazie.